Sportisti sportivi, buonasera a tutti da Globus Television e benvenuti a quest'altra puntata di sport e non solo. Mi vedete con questo cappello da vecchio cowboy del tempo del Far West. Perché? Ma questo cappello è in omaggio non solo della disciplina di cui stasera parliamo, ma anche di queste quattro splendide eh, signore che eh, avrò il piacere di presentarvi stasera parliamo di musica country c'è la convinzione che la musica country sia nata proprio in nord america invece la musica country non è altro che l'insieme di tradizioni musicali nate nel sud america ora vedremo se la nostra insegnante di country dirà se ho detto una cosa giusta o una cosa sbagliata. Può, tranquillamente mi puoi tranquillamente correggere. E allora presentiamo le ospiti di stasera. Roberta di Natale, insegnante di Country Line Dance. Buonasera, Salve. benvenuta ciao. Fiorella Salomone, buonasera, buonasera a te, Maria Sorbello. Buonasera, Anna Maria decento Buonasera, ciao, buonasera. naturalmente, tutte. Vestite in maniera country, con, e, e, e questo la dice lunga anche perché stasera avremo anche il piacere di vedere qualcuno in esibizione. Io, questo capello, prima di togliermelo, eh, voglio porre questa domanda alla nostra insegnante Roberta. Roberta Di Natale, ho detto una cosa giusta e una cosa sbagliata. No. Tutti sono convinti che sia nato il Nord America, invece, un insieme di tradizioni musicali del Sud America? È vero? Sì, è vero. Allora, sei stato bravissimo, promosso. Mi sono, <ride> mi sono ben, sì, ben documentato. Beh, adesso tu però ci spieghi che cosa si intende per musica country, un po' le origini e tutto quanto. Ma prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione, spazio alla pubblicità. Ci rivediamo dopo. Passion, la prima calzatura che si adatta al tuo piede. Tecna Salone Shop. Professionalità, esperienza e cortesia al vostro servizio. Eleganza in un ambiente confortevole che avvolge il cliente in una nuvola di glamour e gradevoli essenze. Uomini e donne troveranno i principali servizi di hair care, estetica e consulenza beauty sui prodotti presenti nei nostri saloni di bellezza. Ci potete trovare presso il centro commerciale Etanapolis, Valcorrente e a Belpasso in via Giovanni Falcone 41. Per info o prenotazioni telefonare allo 095 78 67 331 o allo 095 91 76 77. la tua pubblicità su Globus Television, chiama il numero 349-144-3134. Ed eccoci nuovamente in diretta. Avevo, avevo intenzione di togliermi il cappello, ma l'ho detto, no, tienilo perché stai benissimo. E benissimo, allora facciamo tutta la, tra, la trasmissione con questo cappello. Allora, carissima Roberta Di Natale. Abbiamo detto country che è praticamente una serie di eh, miscuglio di tradizioni musicali del Sud America. Ci parli un po' del country, così, in maniera molto veloce. Sì, il country, eh, la sua caratteristica è quella che proprio si appoggia su vari stili, che poi richiamano anche i vari stili del, di musica. Eh, quindi abbiamo la musica rock, abbiamo la musica funky, abbiamo la musica e di conseguenza anche tutte le varie coreografie eh, irlandesi no? sì, perché per, il country scu, anche dall'Irlanda dall esattamente perché poi se ricordo bene gli strumenti principali sono proprio il banjo e il violino il violino, il violino è proprio della tradizione Sì, anche le, le corna a le corna musa esatto. sì. sì, sì. Poi abbiamo quella rock, quindi quella molto più dura, quella del grande Elvis. Elvis Presley, sì. Poi ovviamente ci sono i vari stili del old country, quindi le musiche classiche, quelle della vecchia America. E poi invece abbiamo tutta la new generation, no? Sia abbiamo beat. anche delle blues, penso, il country. Sì, e mi sì, sente sì. anche delle... Tendenze bluesiggianti. sì, sono molto particolari, sono molto più slow, no? Molto slow, più exact. lente. Sì. Molto più lente. Perfetto. Allora, tu hai una eh, grande tradizione di musica country, è da un bel po' che fai questo genere di musica? Sì, io ho iniziato agli inizi del 2008, fine 2007-2008, e quindi diciamo. Nella mia carriera ho esperienza di varie eh, tipologie di coreografie, quindi anche le varie musiche. Ma hai cominciato direttamente con la musica country o uh, sei passato da un altro tipo di, di danza? No. Generalmente eh, capita spesso che uno so, comincia con la danza classica e poi dopo trova modo di svicolare verso hai ragione, qualche altra hai ragione. tendenza no, io no, ho amato sin da piccola il ballo qualsiasi tipo di ballo ho avuto altre esperienze ma così molto, molto soft ecco. poi mi sono innamorata di questo stile di questo ballo particolare perché è molto coreografico noi abbiamo anche questi cappelli questi stivali facciamo molta scenografia poi io adoro molto lo spettacolo e quindi mi sono innamorata e ho iniziato questo percorso. Ho capito, a questo punto passiamo alle tre <ride> allieve che qualcuno sta anche studiando per diventare insegnante, va bene? Sì. Fiorella Salomone, tu da quanti anni fai? Sei anni. Sei anni, cos'è sì. che ti ha portato A fare country, avevi fatto qualche altro tipo di danza sì, oppure sì. sei partita direttamente col country? No, no, ho fatto parecchi altri tipi proprio però con il, country, con il country mi sono proprio soffermata. Perché ci si diverte, è una sì. musica che ti trascina, ti prende, che ti proprio, prende. Sì. E così Maria Sorbello? Eh, sì, no, io ho mai ballato in vita mia. E poi ho deciso di iniziare a fare queste cose. Tu sei quattro anni che fai, quattro anni, sì. anni quindi hai cominciato direttamente. Eh. Eh, gli inizi come sono? Sono difficili eh. e difficile da imparare. I passi eh. sono particolarmente ostici, oppure no. ehm, si apprende. Poi naturalmente è una cosa soggettiva: si riescono ad apprendere eh, facilmente i passi, ma poi la musica ti coinvolge talmente tanto che, che non senti neanche la stanchezza. È così. Allora, i passi sì, si parte da quelli base a quelli un pochettino più, complessi, più complessi, come sì. in tutte le discipline. Eh, ci vuole l'impegno, la passione. Quindi, mh, diciamo che mh, mi ha iniziato a prendere e quindi andava in palestra con la voglia di, di fare sempre meglio. Ecco, Anna Maria di Cento, se non sbaglio, delle tre è la più veterana. Hai otto anni di esperienza, delle tre allieve naturalmente. Dal 2010. Dal 2010, quindi siamo quasi a, a otto anni. Quasi a otto e anni. Cos'è che ti ha spinto a fare country? Un amico. Mm. Quindi non è <ride> stata, diceva, oggi. Mi ha fatto Io... conoscere questo mondo, perché il country è uno stile di vita che ti prende e ti prende sempre. Non lo puoi più abbandonare. È una cosa simpatica sì. insomma questo. È, è un modo per stare insieme, la musica è passione, quindi ti prende il ballo, ti prende tutto. Tu quando balli sei su un altro pianeta. Ma questo vabbè, questo penso che valga per qualsiasi tipo di sì. ballo, però forse questo è, ti coinvolge maggiormente, forse proprio per il tipo di... E musica che è allegra, spensierata, è come se ti desse spensieratezza. Sì, sì. Non è quella... Attenzione, io non voglio fare un attacco al tango, tango argentino no. e così via, però lì è un ballo un po' più passionale dove eh, la musica eh, ti porta a certi livelli, però penso che col country probabilmente ecco, c'è questa voglia di ballare anche perché si riesce a ballare in gruppo, non è che si balla sì. solo a coppia, si balla anche no, no. in gruppo. Maggiormente, vero? Oh. soprattutto. Quindi, di, più, di più a gruppo, è cioè. infatti è una line dance. Eh, però a proposito di gruppo, è un po' la problematica, questa è una cosa per mia curiosità che ho chiesto alla nostra insegnante prima di cominciare la trasmissione e non mi ha sorpreso perché tutte le volte... Che si parla di danza si scopre che nelle varie palestre, nei vari centri e così via, le donne sono per quattro volte i maschi. È vero? Sì, è vero. Se non sbaglio, da te quante sono le donne all'incirca e quanti maschietti? Ma sono oltre la trentina, poi invece i maschi Solo sono in, ne in netta minoranza. In netta minoranza. <ride> in netta minoranza. Quindi, per fortuna, che in un certo qual senso, ecco, qua già cominciamo a vedere delle immagini: per fortuna, che e possiamo considerarlo quasi un ballo di gruppo. Mm, sì, non è di coppia. Non voglio offendervi perché a me i balli di gruppo onestamente non piacciono, per il country è tutta un'altra cosa, però si balla soprattutto in, eh, in mm. gruppo. Sì. Non... Abbiamo il two step, sì. che è il ballo proprio di coppia, però diciamo, lo può fare solo chi è accoppiato, chi è sposato, chi è fidanzato, chi ha un compagno, anche solo per il ballo. Il two step, due donne non lo possono fare. Ecco, a proposito, a questo punto, visto che abbiamo anche la possibilità di vedere dei brevi filmati, sì. beh, vediamo un primo filmato anche per renderci conto di questo genere di danza. Regia. Roberta, dove eravate là? Qui eravamo alla fiera di Pedara. Ho capito. La fiera quella estiva di agosto. Di agosto. Ho visto che naturalmente eravate solo donne. No, c'erano. Ah, c'erano no, 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 sì, sì, non Sì, sì, soprattutto fatto... dei bambini. Ah, bambini! bambini. <ride> Vabbè, no, no. Però lì... No, ma come adulto ce n'era uno o due, c'erano. Non ci ho fatto caso. non Magari era... non proprio in quel ballo, ma per quell'evento sì. No, sto dicendo sì. in questo filmato che In quel che filmato mi sembra che c'erano sono solo bambini. Esattamente, bambini. No, abbiamo visto appunto i, i bambini. Voi naturalmente il country vi permette di eh, girare un po' eh, dappertutto. Qua vediamo ecco un altro filmato. Qua ha girato appunto sulla, sulla spiaggia, o meglio, sì sulla, sì, spiaggia. sì, sulla spiaggia, in palestra. In palestra, diciamo un, un po' un purpori, anche sì. e vi permette di girare eh, un po', di andare un po' a destra manca, penso che facciate anche delle esibizioni vere e proprie. Sì, noi facciamo dei veri e propri spettacoli, eh, ci chiamano eh, per le sagre, per eh, degli eventi, anche a, anche a teatro. Eh, siamo diciamo ovunque eh, perché mh, portiamo la nostra allegria, quello che è proprio il nostro messaggio di divertimento, di stare in gruppo: eh, questo stile di vita, questa passione che è il country. E la condividiamo anche perché faccio molta animazione e intrattenimento, quindi durante gli spettacoli. Eh, spiego dei balli, delle coreografie, così la gente si può divertire insieme a noi a ballare, eh, a provare, a si trasforma in una serata, in un cowboy o in una cowgirl. Eh certo. E certo, ma oltretutto c'è da dire una cosa, che mh, è, a differenza di altri tipi di danze, come prendiamo le danze storiche dove ci sono questi vestiti che hanno dei costi pazzeschi, eccetera, eccetera, Praticamente basta una camicia, basta un paio di jeans, anche se come detto alla catanese, tra virgolette, scicati, strappati, ma vanno di moda, detto in, in italiano, un cappello e un paio di stivali e to, il gioco è fatto, è così. Allora, eh, quello che tu dici, la camicia, naturalmente è la nostra divisa, perché c'è il logo, il logo ecco, della scuola. Ecco, poi facciamo scuola, vedere anche il logo. Il logo della scuola, the sound quindi. sound of boots, boots, il suono degli stivali. Degli stivali. Ok. Eh, abbiamo le magliette, le canotte, le felpe, insomma tutto quello che comporta eh, un abbigliamento legato alla scuola. Ovviamente poi mh, ci sono le serate eleganti eh, dove eh, mettiamo i vestitini, mettiamo le nostre camici a quadri, c'è cioè sempre look legato proprio al country. A me è un vezzo che piace di questo ballo, perché mi è capitato di vedere ballare il country e questo fatto soprattutto. Vabbè, i maschi che tengono eh, le dita sul bordo della cintura, cintura, ma poi per ogni mossa si toccano il cappello, è sì. vero? Cos'è cioè, questo qua? Che cosa rappresenta? È un segno convenzionale o qualcosa del allora, genere? Allora, eh, non è un segno convenzionale, è una caratteristica proprio del country, nel senso eh, che cosa si, come si differenzia il country rispetto agli altri balli dal cappello e dagli stivali no? che sono proprio eh beh, senza quello non esiste il non country, esiste il country mi sembra esatto. ovvio. e di conseguenza noi eh, arricchiamo le coreografie con i tocchi di cappello usiamo molto le braccia perché eh, il new country ha tutti questi movimenti delle braccia quindi è tutto il corpo che si sì. muove è un'attività aerobica a tutti gli effetti, eh, ci si mantiene in forma perché, perché ti muovi, eh, muovi tutto il corpo ed è anche un antistress perché, per come hai detto poco fa, eh, la musica è molto allegra. Sì, sì, sicuramente si coinvolge sì. e quindi scarichi. Tutta l'attenzione della vita quotidiana. Fiorella, quante? Energie perdi tu nell'arco di una serata di, di country. Quanto dura un, generalmente una serata di, di, di country? È dipende un'ora e mezza. Un'ora <ride> un e mezzo ballando quasi, eh, quasi costantemente. Sì. <ride> Se ne, ne vanno energie veramente tante. Sì. E quindi. Non li senti? Però. Neanche, vabbè, no. non li senti perché, no. come, come avviene qua quando si fa questa trasmissione, che il tempo vola e, e ve ne renderete conto perché il tempo sta volando, lo stesso penso che sì. nel coinvolgimento di questo, di questo ballo. Maria, ehm, per diventare una discreta. Eh, Ballerina di, o ballerino di country, secondo te quanto tempo ci vuole? Poi comunque è una domanda che chiederò più specificamente all'insegnante. Allora, a mio parere c'è chi già ha la passione là nel sangue, quindi chi sente la musica prima e chi ci arriverà dopo piano piano. Ci sono persone che possibilmente in qualche mese raggiungono dei risultati eccellenti e c'è chi starà un poco di più. Ecco, Anna Maria, sì, sì, l'importante è impegnarsi e comunque il, il piacere poi di ballare tutti insieme. Di stare insieme. E... Anna Maria, qual è il, secondo te il passo più difficile del country? Se ce n'è, ce ne sarà sicuramente più di uno, tu stesso mi hai detto eh, nel sì. tuo discorso. Ci sono sì, quelli sì. semplici, poi ci sono quelli più articolati. Eh, sì, eh, è un passo che non ricordo come si chiama, però è la coordinazione dei piedi. Tallone e punta. E voi dopo Pugge. farete una, eh. una piccola esibizione dal vivo, Quello quindi è probabilmente molto avremo anche modo di, di, di vederlo. Per questo so Roberta se... diceva che ci è un'attività un a tutti gli effetti: perché è anche una questione di coordinare i piedi con le mani, è tutto un movimento complesso anche poi alla fine è armonioso, sì. no? perché ti muovi, tut muovi tutto il corpo e di conseguenza anche arricchisci la coreografia. Roberta, ma secondo te per quale motivo i maschi, gli uomini sono più riottosi alla danza? C'è un motivo, ossia voi donne avete il ritmo eh, addosso, basta vedere, eh, d'estate andate tutti a mare. Possibilmente qualcuno va anche sulla spiaggia, nei lidi, e c'è l'animazione. Quando chiama per ballare, tutte donne. Uno, due <ride> uomini al massimo. È vero. Eh, è così. Ma il country, che in un certo qual senso dovrebbe essere specificamente un ballo, soprattutto al maschile, sì. come mai non riesce a coinvolgere l'uomo? Allora, eh, ci sono... è la proporzione che comunque sono di più le donne. Ovviamente ci sono tanti uomini. E diciamo che già l'uomo di per sé è un po' così restio eh, a ballare. Mm -hmm. Anche se hai detto una cosa giustissima, cioè il country fondamentalmente nasce, cioè è rozzo, no? È rozzo, cioè Nel senso è... proprio è, è prettam come... esatto. perfect, prettamente maschile, anche perché proprio il country, eh, la vecchia America, iniziavano dopo che eh, tutta la mattina stavano eh, le, nelle mandrie no? con ehm, le mucche Era un modo cavalli, anche per cavalli. sfogarsi. La sì, sera, la sera si riunivano per socializzare perché per poi socializzare, fondament bravo, fondamentalmente, esatto. come socializziamo noi, socializzavano anche loro: si rilassavano, si mettevano attorno al fuoco, si riscaldavano, cioè mangiavano, no? si cucinavano la carne sì, la carne con i fagioli, eh, <ride> eh, esatto. perfetto. E ballavano, bevevano poi, un vecchi, di whisky. Questi poi. vecchi eh. balli, balli country. E lì fondamentalmente erano tutti uomini, erano invece al contrario, erano di meno le donne. Poi man mano la, la situazione si è invertita. Allora, voi siete pronte per l'esibizione? Penso di sì. sì. Ci dovete dire eh, che cosa... In qua, vabbè... Il ballo è il country. In, in che brano vi eh, esibite e quali sono i passi principali? Allora, il ballo è l'Arish Stew. Sì. È un ballo, diciamo, tipico country, eh, proprio dell'old country. Abbiamo scelto questo ballo proprio perché rispecchia molto, diciamo, la tradizione come se fosse una tarantella. Noi abbiamo le tarantelle siciliane, questa è una tarantella country. Eh, è molto semplice, eh, qui c'è poco spazio, quindi <ride> diciamo che lo facciamo eh, da fermi. Va bene, però, l'importante è che ci, ci sono sempre i qualcosa. tacchi e le punte. Ok, che... l'esibizione lo, lo farete in due: in due sì. Roberta Di Natale, la nostra insegnante, e Anna Maria De Cento Pubblicità, esibizione. <music> La prima calzatura che si adatta al tuo piede. Gioca domusbet.it e scopri un mondo di promozioni. Gioca al casino 20 ⁇ per te un bonus speciale se l'importo delle perdite è uguale o maggiore a zero. Con poker 30 ⁇ ti rendiamo la rake e poi ti restituiamo il 15% delle tue perdite mensili sulle scommesse sportive. Per sempre diventa partner domusbet. Chiama l'800-181-980. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può provocare dipendenza patologica. Domusbet.it, per noi, è tutto un gioco. Farmacia San Mauro, cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, piazza Gelsi, Via Grande, Catania. Per la tua pubblicità su Globus Television, chiama il numero 349-144-3134. Dammel, farmacia San Mauro, cortesia e professionalità, cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. Tecna Sanunne Shop, professionalità, esperienza e cortesia al vostro servizio. Eleganza in un ambiente confortevole che avvolge il cliente in una nuvola di glamour e gradevoli essenze. Uomini e donne troveranno i principali servizi di air care, estetica e consulenza beauty sui prodotti presenti nei nostri saloni di bellezza. Ci potete trovare presso il centro commerciale Ethanapolis Val Corrente e a Belpasso in via Giovanni Falcone 41. Per info o prenotazioni telefonare allo 095 78 67 331 o allo 095 91 77. La tua pubblicità su Globus Television chiama il numero 349 144 3134. Eccoci nuovamente in diretta. Complimenti per Grazie. la danza, per l'esibizione che avete fatto poc'anzi. Così ci siamo un po' resi conto anche dal vivo di come si svolge. Vabbè, questi, si è potuto capire, ehm, sono passi non particolarmente sono semplicissimi difficili, questi. sono abbastanza semplicissimi. semplici. Sicuramente, ovviamente lo, ci voleva forse più spazio, ci sì. saranno dei passi molto più, eh, più complicati. Ma vogliamo parlare un po' eh, del country. Voi so che, e so soprattutto che tu eh, Roberta, cerchi di eh, portare il country anche nelle scuole. E soprattutto diventa anche un discorso sociale, qui entra in un certo qual senso anche la problematica del femminicidio, sì. perché voi portate certi discorsi in giro, è sì. vero? Sì, io sono sempre, sposo molto la filosofia del sociale, eh, infatti quando mi invitano in eventi che sono proprio per esempio Teleton o la ricerca sul cancro, eh, io vado sempre perché eh, mi piace dare il mio contributo con la scuola. Eh, per queste iniziative. Per quanto riguarda il femminicidio sono anche in prima linea, eh, infatti dedico durante gli spettacoli sempre una coreografia, la dedichiamo, ci mettiamo tutte di rosso, ci vestiamo tutte di rosso e la dedico eh, a tutte le vittime di femminicidio, ma in particolar modo a Giordana. Mm -hmm. Che è una rag la ragazza di 20 anni uccisa a sì, Nicolosi sì, sì, con 48 coltellate. Siccome eh, la, con la conoscevo benissimo e sono molto amica della mamma, eh, e io sono Giordana perché è il nostro motto: Io sono Giordana per sempre e quindi io porto questo nella, nella, nella scuola. Ecco. Quindi, diciamo: sì, un ballo eh, divertentissimo. Che coinvolge i gruppi, diciamo, però nello stesso tempo ecco. anche un ecco, abbiamo visto vestiti no, di rosso sì. esattamente, anche però un messaggio sociale eh, ed un, un messaggio anche a quelle che saranno le nuove generazioni. Quindi i ragazzini sì, del, perché quello sport. che è importante. E, eh, qui, durante uno spettacolo di divertimento dove ci sono tanti eh, ragazzi, tante persone, eh, cercare di eh, dare questo messaggio di eh, prevenzione: no? eh, il messaggio di dire eh, l'amore non uccide, non si può morire d'amore. Eh, bisogna denunciare eh, al primo schiaffo, al, eh, diciamo, eh, al, con... eh, ecco, diciamo, al primo segnale d'allarme. Ecco, al primo segnale d'allarme... Ecco, al primo segnale d'allarme... da parte Ne di... approfitto per, eh, per dire eh, questa cosa, anche perché eh, io sono una maestra di ballo, sono una ballerina, sono anche un'assistente sociale e eh, ho, ho uno sportello a Santa Venerina eh, perché lavoro al comune. Antiviolenza, quindi è una cosa che ci tengo tanto, fa parte della mia vita. Come il ballo: quindi assistente sociale, insegnante di music country sì. e anche presidente dell'ASI, presidente regionale, nazionale. Presidente, presidente regionale, regionale dell'ASI, per quanto riguarda il country. country ne sì. approfitto anche per ringraziare Angelo Musmeci, eh, che è il presidente del, dell'ASI. Come sono combinate queste tre signorine? Nel senso abbiamo detto che eh, qua c'è odore di insegnamento per qualcuna, per qualcuna di loro, quali sono le, sicuramente le più papabili sono quelle che hanno maggiori anni di esperienza, cosa ci può dire? E poi parlerò anche con voi insomma. Allora, ehm, non è tanto... Come si diventa insegnanti? Di, di... Allora, devi, devi volerlo, naturalmente ci vuole tanta eh, passione, eh, sacrificio perché eh, nulla cade dal cielo, dico sempre io ai miei ragazzi. E, e poi devi avere anche, perché puoi essere una bravissima ballerina, ma eh, non essere portata nella spiegazione, nella pazienza, eh, nel rapportarti eh, ovviamente con gli allievi. Eh, loro, Anna Maria e Fiorella, sono, eh, hanno tutto questo. Sono delle brave eh, ballerine, sanno ballare molto bene e in più hanno questa predisposizione all'insegnamento. Ci vuole del feeling, penso, anche nei confronti degli pseudo allievi del prossimo Sì, ci vuole molto feeling, ci vuole molta pazienza. Devi entrare, devi entrare nella psicologia di ogni persona che hai davanti. Fiorella, quando tu sei a casa, accendi eh, la radio oppure le, metti un CD e, e cominci a provare quelli che sono i... ossia si prova anche al di là della scuola, anche di, certo. al di là della palestra? Obvio, sì. Se ci vuole l'allenamento per ricordarti il ballo perché sono tantissimi i balli per cui devi avere quella, il rinnovo in mente, va, in testa, no, sì, devi, devi, sempre devi essere sempre sì. Maria per te è lo stesso? Oppure per te è lo stesso nel senso che provi anche a casa oppure è trascorsa quell'ora e mezzo là in, in palestra, in, nella sala... Finisce tutto lei. perché poi bisogna avere anche tempo. Non so quali eh. sono i vostri impegni. Oh, ovviamente, ovviamente. <ride> ovviamente famiglia permettendo, ogni tanto provo anche io a casa. <ride> poi c'è anche mia figlia che fa cantare con me. Ah, quindi, e siete, quindi siete certe tutto... volte ripassiamo i balli insieme. <ride> Ho capito, Maria è, più è brava di me sicuramente sì. Maria è il vicepresidente della ah, la, scuola vicepresidente. e poi è un grande aiuto perché non ci, ci vuole anche una persona che ti aiuta in quello che c'è tutto dietro anche. Mm -hmm. non, non è solo quello che tu vedi, no? C'è molto lavoro dietro e lei mi è sempre a fianco. E Anna Maria Decente invece? Riesce Cosa? a trovare lo spazio per... Eh, provare tra il oppure... lavoro, la famiglia eh certo, lavoro, famiglia famiglia, ballo, ballo. oltretutto in, tanto... in orari non so se si abita soprattutto in condominio bisogna beccare gli orari anche giusti perché... <ride> e tanto sono a pian terreno <ride> ah, quindi a non pian disturbo terreno, nessuno <ride> eh, ho capito, perché là i tacchi insomma, penso che <ride> si influiscono si devono sentire influiscono, eh, abbastanza ehm, il country che cosa secondo te, che messaggio lancia? Il country eh, lancia un messaggio importante che è quello fondamentalmente dell'amicizia. Poi ovviamente dipende dalle persone, però eh, questo eh, modo di stare tutti quanti insieme, eh, di condividere questa passione, perché vedi eh, noi ci vediamo anche fuori, non finisce tutto. Nella, durante la lezione e poi torni a casa noi eh, trascorriamo tante serate in allegria ci mangiamo una pizza eh, stiamo insieme, balliamo usciamo la stessa cosa anche mh, eh, balliamo perché per esempio andiamo fuori eh, durante una gita no? un'uscita anche se c'è una musica che non c'entra niente col country, <ride> noi facciamo una coreografia country. Vero. <ride> Quindi è, è fondamentalmente eh, un modo di stare insieme, con le nostre famiglie, perché non dimentichiamo che ci sono anche i nostri mariti, i nostri figli. Vi dovete togliere però una curiosità, perché ho avuto una specie di visione. Io ho un amico che suona le percussioni mm. e... Quando siamo a, 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 non so, a tavola, anche in pizzeria, eccetera, eccetera, mentre parliamo vedo che fanno. <ride> Voi quando siete a casa che... Non lo so se lavate i piatti o, o fate le pulizie. Vi, vi mettete a sbattere i piedi sì. nel senso che siete tentati. Possibilmente avete anche la radio accesa eh, o la televisione accesa dove c'è della musica, che non c'entra possibilmente di niente col country. Però cominciate a sbaticchiare i piedi. Sì, sì, sempre. 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 Sì. Quindi è un qualche cosa che vi prende sì. dentro, nel senso mm. che entra nel sangue. Sì. Eh, ma bisogna nascere ballerino di, o ballerino mm. di country, mm. eh, bisogna averlo nel DNA, oppure anche il più roccioso, anche il più, eh, eh, come possiamo dire... pezzo di Il più pezzo di legno, <ride> <più> pezzo <ride> di legno esattamente, eh, riesce, può riuscire a fare country. Sì, 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 è adatto a tutti, a tutte le età, quindi dai bambini piccoli anche eh, a persone... Parecchio adulte, diciamo così, perché. Ora allora, rientro nella, ci so nella. No, 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 <ride> mh, credimi, eh, molto di più. Uh -huh. eh, cioè, ci sono anche delle non con me, ma in generale ci sono delle signore anche parecchio grandi. E, mh, qualsiasi persona, anche chi non ha ballato, chi ha ballato, ovviamente chi ha ballato ha una marcia in più nella sua vita, no? c'è cioè chi ha ballato certo, nel suo vissuto, ha una marcia in più però è adatta a tutti perché è, è un ballo semplice ecco. è un ballo semplice ma non è un ballo in cui ci vuole particolarmente resistenza una particolare resistenza, resistenza in che tipo? resistenza che tipo? perché per esempio, ballare un'ora e mezzo, eh, sempre a quei ritmi, non... No, non la resistenza ci vuole. Ci vuole, ci vuole. appunto. La resistenza ci vuole. Ma voi fate particolari allenamenti oppure, niente, quando arrivate, un po' di riscaldamento e subito cominciate a... Allora, mh, il riscaldamento consiste nel, nei balli più semplici, i balli base, che quindi diciamo che il muscolo si riscalda per poi fare i balli certo. più complessi. Ed quindi, è un... Non partire mai da freddo perché non è no, non no, 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 partiamo, no, no partiamo mai da freddo. Però quando tu ehm, cioè, mi tiro uno spettacolo di due ore e mezza ovviamente ci sono quei momenti magari del, di intrattenimento col, del pubblico dove eh, ci si riposa. Però diciamo che a grandi linee si fanno dei turni nei balli, però a grandi linee due ore e mezzo sono piene. Quali sono le piazze in cui vi hanno maggiormente apprezzato? Allora, eh, all'Ottobrata a, a, a Zafferana abbiamo avuto molto riscontro. Eh, alla fiera di Pedara, le due fiere, perché ce n'è una, una a luglio e una eh, ad agosto, eh, abbiamo avuto molto riscontro anche eh, diciamo, eh, nei vari teatri. Al Mandela, Quindi anche al Metropoli, diciamo, ballate. Sì, 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 mm -hmm. balliamo anche, anche al Chiuso. Poi le varie, le varie sagre, abbiamo la, la sagra del fungo, la sagra eh, dell'arancia. Quindi siete impegnate costantemente, quasi sì. tutte le domeniche, tutti i sabati, tutte le domeniche? Allora, tutti i sabati, tutte le domeniche? No, perché ci sono i periodi che sono un, Vabbè, po, ci sono più, un po' più distanti. Eh, sì, diciamo. per esempio, gennaio, febbraio, diciamo che sono un po' più morti come periodo, anche per il tempo, no? per il clima, certo. ma in estate eh, abbiamo anche uno o più eventi la stessa giornata. Perché poi ci sono tutti i lidi, ci sono tutte le manifestazioni all'aria aperta. Bella, insomma, due ore e mezzo più due ore e mezzo. Eh, non credo... sempre. Non allora l'intero con quella temperatura. Sì, credessi, ecco. anche... Allora l'intero spettacolo, quando mi chiamano per l'intero spettacolo, sono sì. due ore e mezza. Poi molte volte facciamo anche Solo esibizioni diciamo. esibizioni insieme ad altre. diciamo. ad altra gente. Noi abbiamo ancora qualche minuto. E vorrei intanto chiederlo a loro: mm, ovviamente voi consigliereste ai vostri figli di fare country, per quale motivo? Partiamo, partiamo da te, Fiorella. I figli ce li ho grandi, prima di tutto. Comunque, le, una deve. per me devono essere portati a ballare, giusto? Ma country? C'è un motivo? Sì. Perché, Perché ti, ti rende libera. Ti rende libera. Quindi ecco, la libertà sì. che, in cui porta questo, 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 È questo ballo. È come se il corpo inizio. si lascia si si andare. andare. Maria? Allora, io ne ho una di figlia che balla country con me. Sì, me l'avevi detto. Prima lì. aveva fatto altro genere. Danza classica, insomma, eh, balle di gruppo. E lo consiglio perché comunque si sta insieme e perché è molto coreografico. Allora, il cappello, diciamo, gli stivali. Libertà, socializzazione, socializzazione. e coreografia. Poi bello è coreografo. Sì, anche... Mh, allora, il fatto che mh, ci esibiamo e quindi... Eh, c'è cioè sul palco, sul teatro, anche nelle piazze a contatto con il pubblico. Eh, difficilmente si trova in altre discipline, Ho non sempre, al contatto con la gente che abbiamo anche a un metodo di distanza. E tu Anna Maria? Perché è un Io, tuo figlio? mia figlia, tu... figlia eh. da piccola ha fatto country e poi mi ha detto mamma, basta. No, basta. <ride> perché si staccava? <ride> no, perché venirmi dietro le veniva difficile, ma ha detto dice no, no, basta, non lo voglio fare. Allora, più. Eh, eh, un aggettivo che tu potresti dare, perché qua abbiamo sentito varie definizioni, un aggettivo e un sostantivo: libertà, socializzazione, per te? Passione. passione. Per me il counter è passione e basta. E passione. Quindi ti ha talmente coinvolto che sì. lo continuerai a fare, chissà ancora per quanti sì. anni. Prima di concludere, a Roberta Di Natale. Io vorrei chiedere, ma me lo spiegate un po' questo discorso del saluto alla country? Che non ho mai capito. Sì, il saluto country è un saluto particolare, è un, un urlo liberatorio, no? Come quando tu balli e ti liberi tutto lo stress, anche eh, il saluto è un, un, proprio ti liberi. Ed è un saluto molto allegro, caratteristico ed è hi. Ha. Questo stasera <ride> lo facciamo tutti e cinque assieme. Generalmente, io concludo eh, da solo. Per, eh, lo facciamo tutti quanti. I -ha. Ha. ha! Sa un po' di, di raglio di, di, di asino, però <ride> è, è <ride> proprio <ride> country. I Ha! Sì. È così sì, perfetto. perfetto. Bravissimo! Benissimo. Allora, io vi devo ringraziare per essere intervenuti grazie, Siete grazie. state molto simpatiche. Eh, soprattutto con eh, la vostra esibizione dal, eh, dal vivo diciamo che probabilmente ecco una domanda che vorrei farti dov'è che se qualcuno volesse fare country gli orari, i giorni in cui... allora gli orari sono serali dalle 19 alle 21 ehm, noi siamo in tutta Catania, provincia da Cireale, Mascalucia, eh, Mister Bianco Allineri e eh, a Santa Venerina insomma coprite copriamo un po' Catania, le zone, sì, soprattutto infatti. le zone pedemontane, no, ma sì. anche quelle ioniche, giusto? Sì, sì. sì, Perfettissimo. Allora, poi sarai tu a condurre i. Ah, darai tu i tempi. Sì. Eh. <ride> allora, stasera abbiamo parlato di eh, musica country, di danza country. Lo abbiamo fatto con Roberta Di Natale, insegnante di country line dance. Grazie, Grazie per essere intervenuta. Grazie, Grazie, a Grazie a Fiorella Grazie a Salomone a Maria Sorbello e a Anna Maria Decento per essere intervenute eh, e per aver dato un pizzico così di simpatia alla, alla nostra trasmissione allora Grazie. dai tempi noi naturalmente ci vediamo la prossima settimana ma a questo punto tutti e cinque salutiamo con dai tempi 1, 2, 3 i perfetto